Salve per YouTube, bentornati su Shion. Allora, è successo un casino per la terza puntata di questa blind run, di questo let's play, e praticamente sono partito a registrare, il gioco, ma io la telecamera non è partita a registrare me. Quindi risolverò così, siccome non è una cosa lunghissima, insomma, si tratta di 10 minuti. In realtà sì, 10 minuti di questo episodio. Commenterò il video che ho già fatto, quindi non sto io giocando in questo momento, questo che vedete sono io che ho giocato. Quindi siamo arrivati in questo punto fantastico, abbiamo trovato quella reliquia lì in alto a destra che vedete, quel braccialetto che ci permette di spostare, come vedete, questi blocchi grossi. Quindi questo ci permetterà poi di tornare nel primo livello e sbloccare e trovare quelle altre due vie. Ok, è il terzo episodio, sì, ok, sì. Quindi sì, quindi è tutta questa parte qui che è lunghissima. Allora, qui praticamente siamo arrivati in questa sorta di tempio dove ammiriamo un bellissimo effetto parallasse che probabilmente su NES difficilmente potete vedere. Qui abbiamo delle cattivissime anime, odiosissime anime che si rispawnano. E qui ho subito scoperto come farle fuori bene, cioè con la torcia. Questa cosa della torcia mi piace molto perché quelle anime si possono far fuori sia con la spada, quindi con la carta normale, però questo richiede due colpi e poi quando le colpite, dopo lo vediamo, quando le colpite indietreggiano, quindi bisogna aspettare che riattacchino per colpire un'altra volta. Qui c'è muro invisibile, pieno stile Dark Souls, fantastico. E quindi abbiamo due modi per far fuori quelle anime, uno con la spada come dicevo, l'altro con le torce. E il metodo con le torce è sicuramente quello più efficace. Questo secondo me è un sintomo di un buon game design, perché vuol dire dare al giocatore due approcci diversi con cui affrontare alcuni nemici. Quindi alcuni nemici possono essere fatti fuori in modo ottimale con alcune armi. Qui abbiamo trovato una statua che chiedeva del fuoco, con questa citazione da David Lynch, si chiama Firewalk with me, dice. Quindi bisogna lanciargli la torcia per accenderla, quindi non capivo ancora cosa succedeva, quindi tentavo di capire se sbloccava qualcosa, ma ancora non si sblocca niente. E qui facciamo salto della fede, yuhu! Torniamo lì, quindi quel percorso verticale era solo per arrivare a quella statua ed accenderla. Qui abbiamo i nostri soliti maghi che sparano palle di fuoco e le facce che fanno questa cosa qui. Ora, più avanti morirò. Ora, ho deciso comunque, siccome questa è una sorta di blind run, quindi un po' più in stile Sabaku, quasi, non so se accelerare i punti dove devo rifare alcune cose, ma insomma, per adesso penso di non farlo, insomma, perché il gioco è grosso modo abbastanza facile. Come vedete, qui ho finito le torce, quindi devo ucciderle per forza con la spada. E qui c'è lo scrigno che bisogna andare a prendere facendo il giro. E, come dicevo, sì, no, qui fra un po' morirò, quindi dovrò rifare il percorso. Però insomma è abbastanza veloce. Sono un gioco. Non mi sembra un gioco eccessivamente difficile, cioè mi sembra un gioco molto facile, cioè molto accessibile, quindi non punitivo, insomma, non così tanto punitivo, insomma. Sono morto per colpa di quell'anima e qui ero lì che sospiravo, dicevo, assolutamente. E ma ammiro anche queste bellissime statue, insomma, fa molto Dark Souls, anche come design, anche come anche disegno, insomma, direi che richiama molto il gioco From Software qua. Dark Souls, del quale oltretutto devo dire che ultimamente ho giocato con parecchio ritardo, direi quasi un anno di ritardo, mi sono messo a giocare a Dark Souls 2, malgrado l'avessi già comprato quando è uscito, quindi avevo fatto il tour il preordine, però ho iniziato a giocarci solamente da un mesetto, e è una droga pesantissima, insomma, mi ha assorbito tutto il mio tempo libero e ho dovuto smettere. Infatti è da quasi una settimana che non tocco Dark Souls perché davvero mi assorbe completamente, anche se ho praticamente quasi finito la prima run, quindi. Però mi è piaciuto tantissimo, poi magari un giorno ve ne parlo. Io adoro Dark Souls, Dark Souls 2 mi sta facendo veramente tanto.
Ok, quindi andiamo avanti. Adesso è un po' brutto. È un po' brutto il fatto che debba parlarne, cioè cosa giocato, quindi non è l'impressione diretta che avete del mondo. Infatti qui abbiamo la seconda cosa. La seconda statua, però avevamo finito le torce, quindi era un po' incasinato invece. E qui abbiamo visto, non so se ci è capitato qua, bellissima questa trappola, questa proprio trappola stile Dark Souls, che cadete nel vuoto e trovate questi due pronti che vi circondano, pronti per farvi fuori. Quindi non mi ricordo più cosa ho fatto. Ah sì, qui credevo di avere acquisito altre torce, quindi ho riscalato le piattaforme per raggiungere quella statua, salvo accorgermi ovviamente che non avevo torce, avevo solo recuperato le asce, non delle torce. E quindi era un viaggio a vuoto, come vedete. E qui provo ad accendere e dice no cacchio, ho finito la asce, non erano torce. E quindi proseguo. Però ovviamente i game designer sono abbastanza, hanno pietà del giocatore, quindi ci mettono un venditore più vicino. Gli stessi oggetti, quindi tutti gli oggetti aumentano di prezzo ogni volta che li comprate. Questa cosa è un po' bastarda effettivamente. Io pensavo fosse una cosa solo per le vite, invece per tutti gli oggetti. Qui lui ci dice che i dialoghi cambiano, col venditore cambiano a seconda di dove siamo. Qui dice che il posto in cui siamo è maledetto. Poi si dice quale posto, ultimamente non lo è. E qui abbiamo una porta chiusa da un marchingegno che sinceramente non ho capito bene come funziona. Come aprirlo. Quindi qui torno indietro. Anzi no, ho comprato le torce, quindi torno indietro ad aprire, a dar fuoco a quella statua, alla seconda statua, perché pensavo che dando fuoco alla seconda statua si aprisse quella porta. E in realtà ci accorgeremo che non è così. Ecco, vedete qui, ho un po' di difficoltà a far fuori queste anime, ma non volevo usare le torce, volevo tenermele per le statue. Anche se insomma per la statua ne basta una, quindi non era una cosa troppo difficile. E qui diamo fuoco, ecco, qua mi sbaglio con la torre, con le asce. Rileggo la iscrizione. Andiamo giù ancora questi due. E quindi io qui torno dal venditore perché dico ma probabilmente si è aperta la porta, invece la porta è ancora chiusa, quindi attivo il checkpoint, compro, mi curo un attimo e andiamo avanti. Almeno anzi torniamo indietro perché qui c'era, non mi ricordo, una via di fuga da così in basso, quindi scendiamo e qui troviamo un'altra statua che prontamente accendiamo e si apre un secret passage, quindi un passaggio segreto. Qui ecco, qui c'è una stanza, altri blocchi, io provo a romperli con le torce ma non si esce. E qui c'è una stanza con un enigma che adesso provo a vedere, a capire il funzionamento, però sinceramente non mi sono arrischiato nell'affrontarlo. Vedete qui, ho capito che quella poteva cadere sulle varie cose, però insomma qui vedo, capisco che premendo quel tasto si aprono le varie, vari piccoli, si possono aprire tutte e tre, cioè uno solo alla volta. Però ancora non ho capito, cioè non mi sono arrischiato nel sperimentare questo enigma, perché ancora non so bene cosa, dove porta. Quindi mi sono detto di andiamo giù, magari giù arriviamo sotto quel punto lì, vediamo, magari forse capiamo meglio come affrontare la cosa. Intanto il blocco lo lascio lì, non lo faccio cadere. E qui il mio gameplay finisce, quindi perché esco e mi rendo conto che ho sbloccato un nuovo livello, una nuova entrata al livello da quale potrò accederci con la mappa. Bellissima sta cosa. Ok, io finisco qui, il nostro episodio finisce qui mi accorgevo che la telecamera aspetta
Il nostro episodio è per adesso comunque su 10 minuti, quindi questo episodio finisce qui e ci becchiamo per la prossima volta, la prossima Blind Man a Odalus. Ciao!